Allora, tu sei esponente di un mondo che è molto, come dire, in difficoltà. Caspita. Il mondo della cultura, dell'arte, eccetera, con questo lockdown ha subito, insomma, non, parlo soprattutto dei lavoratori, naturalmente, delle tante lavoratori, lavoratrici che Tecnici, tengono, tecnologici, certo, tutto, certo, tutto. quelli che tengono in piedi la baracca, con i loro contenuti e anche con i loro lavori. In altri paesi europei, penso alla Francia, ma La non so, Francia in particolare. sì, c'è una tutela importante per chi si occupa di queste questioni a cui viene dato un grande valore. Mi puoi dire due parole intanto di com'è la situazione, come la vedi tu e qual è la ragione per cui questo tema nel nostro paese si traduce solo o in grandi eventi, in grandi kermesse e non è, diciamo così, come dire, qualcosa di continuo, di vissuto, di Digitale, quotidiano. vitale, riconosciuto come un elemento di forza e di sviluppo della società. E che non ci siano tutele nei confronti degli artisti e degli operatori dello spettacolo, questo è evidente, con il lockdown, poi è stato un vero, per molti di noi, è stato un vero e proprio precipizio, ci siamo dovuti, molti di noi, mi riferisco soprattutto ai tecnici, a chi lavora ogni giorno, a chi costruisce i palcoscenici, a chi pulisce i suoni, ai risatori luce, no? Ci sono dovuti un po' reinventare in questo momento, chi è andato a lavorare in un grande magazzino, chi è andato a lavorare nella distribuzione, pur di sopravvivere, perché non ci sono tutele nei confronti della nostra categoria. Ma vorrei dire, essere un artista oggi in Italia è un po' difficile, no? Perché allora, uno ti chiede: ma che lavoro fai? E faccio l'artista, no? Sì, però in realtà che lavoro fai? Perché? Perché è successo questo, la falsa coscienza, che è precipua, specifica del capitalismo e dei giorni dell'oggigiorno, dei giorni che stiamo vivendo, ci dice che il lavoro, quello vero, è soltanto il lavoro dello sfruttato, no? Cioè, prendere una busta paga, lavorare in un bar, in un ristorante, in un ufficio, in una fabbrica, quello sì che è un lavoro. Se sei un artista, sei più che altro un hobbista, si vede che magari hai soldi di famiglia, così, oppure che insomma ti diverti, la vita ti diverti, certo che ci divertiamo noi artisti, io poi sono uno specialista, io sono un rockettaro, faccio questo strano lavoro, faccio la rockstar, quindi sì, è un lavoro un po' bizzarro, ma vi posso garantire che porta grandi, grandi, grandi soddisfazioni, ma è un lavoro. Purtroppo, me lo ricordo io, c'era un ministro un po' di tempo fa, si chiamava Tremonti, che diceva: con la cultura non si mangia. Ma come con la cultura non si mangia? In Italia. Cioè, voglio dire, siamo uno. L'Italia stessa è il più grande patrimonio culturale del pianeta, così mi dicono, così si dice in tutto il mondo. Con la cultura, e la cultura invece è fondamentale, fondamentale, ma per la crescita non soltanto intellettuale, vuoi anche spirituale, se vuoi, di una comunità, di un consorzio umano. Ma perché? Perché genera risorse, in realtà. Hai voglia se le genera le risorse, quindi sicuramente. Il problema della tutela degli artisti si pone, secondo me, con tutta la sua urgenza in questo momento. Noi faremo di questo un punto del nostro programma, è del tutto evidente, perché mentre qui, insomma, va di moda la sagra della zucca e quella della patata americana, cose peraltro non disprezzabili, riteniamo che sia altrettanto e forse più significativo che si dia un contributo a chi, come dire, lavora, ha lavorato e magari oggi è in difficoltà e svolge un'attività che non è solo fondamentale, come dice Pierpaolo, per lo spirito, per le nostre intelligenze, per la nostra salute mentale. Io penso che sarà anche un'importante risorsa di lavoro e per l'economia dei nostri territori, se sapremo sfruttarla intelligentemente.